La spaccatura adesso per quanto riguarda l'ACA è tra chi vorrebbe un nuovo amministratore unico dopo Di Baldassarre e chi dice di cambiare governance e tornare al consiglio d'amministrazione. E allora in qualche modo bisogna capire qual è il movimento che sta facendo tornare sui propri passi la politica, se sta tornando sui propri passi. Ma il problema dell'ACA non è il numero di componenti dell'amministrazione, ma bensì una gestione sana. Di Baldassarre è entrato in un quadro politico particolare in cui c'erano state per cercare di mettere una toppa sull'ACA per alcune fatti, che poi il problema di allora era quello della riscossione, il problema di oggi è quello della riscossione, perché tutti quanti, bisogna anche dire che i conti sono risanati perché non abbiamo pagato le ditte, ma sono anche risanati perché il governo Renzi, in modo proprio, ha adeguato le tariffe, ciò che non avviene da tanti anni, per cui l'ACA oggi ha delle entrate molto superiori rispetto al passato e questo sicuramente incide sul quadro economico. Bisogna anche fare riferimento se ci sono stati interventi manutentivi e quante manutenzioni sono state fatte rispetto al passato, eccetera, eccetera. Io sono per il consiglio di amministrazione, se devo essere sincero, perché l'importante è che siano persone qualificate e vanno per lavorare, ma anche perché è giusto che ci sia una pluralità. Lì non c'è l'azionista unico che potrebbe essere il comune di Pescara o il comune di Montesilvano, sono 64 comuni, dei territori ampi, ed è giusto che ogni territorio possa esprimere anche una propria rappresentanza, che poi si faccia una scelta, che gli amministratori non debbano essere espressione della politica, ben venga, ma in vari territori ci possono essere amministratori valdi che possono incidere. Certo, lì l'amministratore ha fatto questa scelta del concordato preventivo, è un esperimento, mi auguro che venga confermata la Corte d'Appello. Qualora non lo fosse, ci sono altri strumenti per poterlo sanare, perché se resta il criterio che il nostro è un'azienda pubblica, noi possiamo attingere anche alla piattaforma del Ministero dell'Economia e far sì che i creditori vengano pagati facendo un mutuo ventennale, trentennale, così anziché pagarli in 5 anni 5 milioni di euro all'anno. Ecco.